Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti e benvenuti a questa seconda parte dell'intervista con Marta Lazzeri. Nella prima parte, come vi ricordate, abbiamo parlato principalmente della situazione Covid, del ruolo del fisioterapista durante questa emergenza. E purtroppo non c'era rimasto tempo per parlare di tutte le altre cose che avremmo voluto toccare l'altra volta e quindi abbiamo deciso di realizzare una seconda parte. Allora, innanzitutto Marta, ti saluto e bentornata. Grazie, grazie anche dell'invito che hai rinnovato e saluto chi ci sta ascoltando e ci ascolterà. Marta, giusto per ricordarlo, è fisioterapista, specializzata in fisioterapia respiratoria, lavora all'ospedale Niguarda di Milano ed è inoltre presidente dell'ADIR, cioè l'Associazione Riabilitatori dell'Insufficienza Respiratoria. Per iniziare, giusto per collegarci un attimo alla precedente intervista, anche per dare un po' un aggiornamento ai nostri colleghi, ti volevo chiedere com'è la situazione adesso in ospedale, come sta procedendo il lavoro, se ci sono stati, insomma, dei miglioramenti, dei cambiamenti rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti. Sì, per quanto riguarda diciamo, l'infezione Covid-19, per fortuna il numero dei contagi sta diminuendo e anche il numero dei ricoveri. E, quindi in questa fase sono stati proprio ridotti anche il numero di posti letto di terapia intensiva e una serie di pazienti sono stati dimessi. E quindi ci occupiamo della fase post-acuta. Quindi diciamo che se nell'intervista precedente eravamo impegnati soprattutto nella gestione della fase iniziale acuta, dove, come dire, il paziente presentava un'escalation in senso di peggioramento del suo quadro clinico, adesso gestiamo per il 99% pazienti che sono in fase di remissione di malattie, quindi o sono ancora in terapia intensiva, alcuni devono essere ancora svezzati dalla ventilazione non invasiva, alcuni hanno già recuperato il respiro spontaneo, ma magari molti di loro sono stati tracheostomizzati e quindi c'è da fare tutto lo svezzamento anche dalla cannula tracheostomica, c'è da recuperare anche una autonomia da un punto di vista funzionale, perché comunque molti di loro sono pazienti che hanno fatto molti giorni di sedazione ma anche di curarizzazione, quindi ci sono dei quadri di critical illness vera e propria o comunque ci sono dei quadri di riduzione della forza e anche diciamo dell'endurance di questi soggetti. E poi diciamo, abbiamo anche cominciato a valutare i pazienti in fase predimissione per stratificarli in modo, come dire, da capire chi deve essere inviato magari in un centro di riabilitazione, quindi proseguire un trattamento riabilitativo, e chi invece magari può essere inviato al domicilio e con come dire, con un follow-up a distanza, oppure chi può essere inviato al domicilio ma con una gestione da remoto, quindi mantenendo un contatto, un collegamento con l'ospedale. Quindi diciamo sì che è cambiata anche la nostra organizzazione, perché se nella fase di un mese fa eravamo anche numericamente molto più impegnati con questo tipo di pazienti, tipo che avevamo diversi reparti dove facevamo doppio turno, quindi mattino, pomeriggio dalle 8 alle 20 di sera. Adesso, essendo diciamo calata la pressione, abbiamo anche recuperato diciamo un'organizzazione più vicina a quella diciamo abituale. E in più cominciano anche a ricomparire diciamo pazienti non Covid e quindi pazienti che devono essere gestiti per problematiche respiratorie, ma che sono i pazienti classici, per esempio il BPCO riacutizzato, per esempio il paziente con uno scompenso cardiocircolatorio, per fare due esempi diciamo più comuni, ecco. Mentre ancora siamo a regime ridotto per quello che riguarda le chirurgie, quindi le chirurgie ancora non hanno ripreso la loro piena attività e quindi gestiamo i pazienti che
cui l'intervento chirurgico è improcrastinabile e che quindi, diciamo, vengono comunque sottoposti, sì, a intervento di chirurgia, sì. Ok, ok, grazie. E, lasciando adesso un po' la parte Covid, volevo solamente avere un po' e dare ai nostri colleghi un aggiornamento, come dicevo. Il tema di oggi è principalmente la riabilitazione respiratoria in generale e ovviamente dobbiamo toccare molti aspetti diversi, anche perché ci sono tante tipologie diverse di pazienti che utilizzano la riabilitazione respiratoria dal bambino all'anziano, dall'acuto al cronico e spesso anche in associazione ad altre patologie che non sono principalmente respiratorie. E quindi ti chiederei innanzitutto di farci proprio un quadro della riabilitazione respiratoria e dei diversi ambiti in cui ci si può muovere. Sì, allora diciamo che facciamo un brevissimo excursus storico. Negli anni Ottanta ci sono state una serie di evoluzioni per quello che riguarda, diciamo, la tecnologia. Tipicamente, per esempio, l'avvento dell'ossigenoterapia a lungo termine. Quindi la possibilità di avere degli strumenti che permettevano di mettere in ossigenoterapia anche persone al di fuori dell'ambiente ospedaliero e poi lo sviluppo di tutto quello che è il discorso della ventilazione meccanica non invasiva, ma quindi l'utilizzo anche di ventilatori che potevano essere utilizzati al domicilio, addirittura anche ventilatori portatili con batterie che quindi potevano permettere anche una mobilità al di fuori del domicilio. Io faccio sempre questo esempio: quando ho iniziato a lavorare, i primi anni del mio lavoro, per esempio alcuni pazienti, io mi ricordo di aver seguito alcuni pazienti con malattia neuromuscolare che terminavano la loro fase di vita in terapia intensiva. Perché, come dire, se accettavano di essere tracheostomizzati e ventilati, non c'erano ventilatori che li potessero gestire al domicilio, ok? Questa cosa non capita più. Noi abbiamo pazienti con lesione midollare altissima, quindi C0, quindi con nessuna autonomia ventilatoria, che vivono da anni al domicilio, che possono andare in vacanza, che se vogliono hanno un'attività lavorativa e che quindi, come dire, che la tecnologia gli permette di compensare il grosso handicap, diciamo, la grossa limitazione che la patologia dà, ok? Quindi un enorme sviluppo tecnologico che ci ha permesso di fare tutta una serie di gestire pazienti che prima erano impensabili da gestire. Un altro esempio che faccio è quello, per esempio, della macchina della tosse, che ci ha permesso di gestire pazienti con patologia neuromuscolare, quindi parlo per esempio dei Duchenne, delle lesioni midollari, eccetera, eccetera, che prima, come dire, o riuscivi a fare un'assistenza manuale alla tosse oppure dovevi per forza ricorrere alla tracheostomia per poter broncoaspirare il paziente. Invece l'associazione della ventilazione meccanica non invasiva e la macchina alla tosse permettono di gestire pazienti anche con autonomia ventilatoria zero. Quindi pazienti che, se li stacchi dal ventilatore, comunque non hanno possibilità, hanno una capacità vitale di zero o poco più millilitri, ok? Quindi questo, e poi tutta una serie, quindi, di studi, numerosi studi. Se si fa una ricerca su PubMed o su una qualsiasi banca dati e si mette pulmonary rehabilitation, per mettere solo un termine, si vede che dagli anni 80 ad adesso c'è una crescita proprio esponenziale delle pubblicazioni su questo argomento, per cui tutta una serie di patologie che venivano considerate irriabilitabili, non gestibili, in realtà adesso si riescono a gestire. Quindi descriviamo un po' quali sono, diciamo, i principali ambiti di intervento. Allora, per cominciare, proprio, come dire, anche quella che è l'evoluzione, i primi pazienti su cui si è fatta moltissima ricerca sono i pazienti con una broncopneumopatia cronico-ostruttiva. E
le prime, diciamo, linee guida risalgono addirittura al 97, ok? E già nel 97 si stabilisce con un grado di evidenza A, quindi massimo, che l'esercizio fisico è l'intervento più efficace nel ridurre, nel controllare la dispnea, che è il sintomo principale di questi pazienti. E quindi, come dire, sono ormai tantissimi anni che nei pazienti che hanno una malattia respiratoria cronica, principalmente la BPCO, ma poi tutta una serie di studi sono nati anche in altri ambiti, per esempio pazienti con fibrosi polmonare, quindi malattie comunque croniche del polmone, in cui l'approccio della riabilitazione respiratoria è diventato un approccio cruciale proprio nella gestione della sintomatologia, nella gestione dell'evoluzione della malattia. Ma al tempo stesso, come dire, sono stati assolutamente sconfessati tutta una serie di pratiche che erano le pratiche, come dire, che venivano insegnate in quegli anni lì, tipo la diaframmatica, la respirazione costale alta e bassa, il drenaggio posturale, queste cose qua, come dire, che erano quelle che si insegnavano, voglio dire, negli anni 70, 80, eccetera, eccetera, poi si sono dimostrate, come dire, non confermate dagli studi. Quindi, invece, come intervento, diciamo, proprio cornerstone, come pietra miliare dell'intervento nella gestione del paziente che ha una malattia respiratoria cronica e come ha come primo sintomo invalidante la dispnea, l'esercizio fisico con tutta una serie di declinazioni su modalità, tipologia, supporti. Per esempio, ti faccio un esempio: nel paziente molto compromesso si può usare la ventilazione non invasiva, si può usare l'ossigenoterapia alti flussi, si può usare l'elettrostimolazione muscolare per allenare il soggetto bypassando l'ostacolo che è dato dal fatto che c'è un problema di limitazione ventilatoria. Cioè, il paziente che ha una malattia respiratoria cronica ha un problema a livello dei flussi aerei perché ha una patologia che lo... ma riuscendo, come dire, a trovare tutta una serie di modalità di allenamento, si è visto che anche questi soggetti possono essere allenati, cioè le biopsie muscolari fatte prima e dopo allenamento mostrano tutte quelle modificazioni tipiche dell'allenamento. Quindi pazienti che quando io, giovane fisioterapista, ho mosso i primi passi nel mondo del lavoro erano considerati intoccabili perché troppo gravi, insufficienza respiratoria, cuore e polmonare cronico, adesso sono pazienti in cui, anzi, il nostro intervento dà delle grosse possibilità di miglioramento. E questo è un aspetto. Poi parliamo delle patologie neuromuscolari, che ho già accennato prima, quindi la SLA, sono numerosissime, tra cui anche, voglio dire, le lesioni del midollo, eccetera, eccetera. Allora, in questi soggetti l'approccio proprio rivoluzionario di utilizzare ventilazione non invasiva, che può essere utilizzata anche H24 in alcuni soggetti che comunque mantengono la competenza glottica, quindi che sono in grado di, come dire, gestire bene la fase di apertura chiusura delle vie aeree, questi soggetti possono essere mantenuti in ventilazione non invasiva praticamente per tutto il giorno. E l'altro aspetto, il deficit della tosse, perché il problema lì non è il polmone che si ammala, ma è la pompa muscolare che non è più in grado di generare dei volumi. Quindi la capacità di sopperire alla tosse attraverso le macchine della tosse lì ha reso possibile, addirittura c'è un bellissimo lavoro fatto da un collega portoghese che si chiama Miguel Gonçalves, in cui hanno estubato con un successo alla prima estubazione tutti i pazienti ricoverati in terapia intensiva per un problema neuromuscolare che comunque avevano competenza glottica. E quindi, come dire, sono riusciti i pazienti con capacità anche vitale zero a estubarli, rimettere il respiro spontaneo e quindi avere comunque una modalità di autonomia, eccetera, eccetera, ben diversa. Ok? Quindi questo aspetto. Poi chiaramente, come dire,
altri grossi ambiti di intervento sono quelli legati al miglioramento delle tecniche di rianimazione intensivistiche, quindi pazienti sempre più gravi vengono, come dire, sopravvivono a un episodio acuto. Parlo sia di pazienti gravi, parlo sia di pazienti anziani, parlo sia di pazienti pediatrici o addirittura in fase neonatale, quindi la sopravvivenza è aumentata in tutti questi ambiti, ma è aumentata, ma sono aumentate anche le sequele. Quindi un altro ambito enorme di sviluppo dell'impiego della nostra figura è quello proprio nelle terapie intensive, dove sia lo svezzamento dalla ventilazione meccanica, sia il preservare tutte quelle che sono le funzioni, la capacità di compiere, diciamo, un esercizio fisico, quindi o di recuperare, diciamo, qualora ci sia una grave compromissione anche neuromuscolare, stanno, come dire, facendo la differenza in termini poi anche di outcome a distanza. Perché, per esempio, ci sono dei lavori molto famosi, uno pubblicato sul New England, che fa vedere che pazienti giovani che erano stati ricoverati per un episodio di insufficienza respiratoria acuta, pazienti sani prima di questo episodio, a distanza di un anno dall'evento acuto, hanno, come dire, non hanno recuperato, per esempio, la capacità di percorrere tot metri, il teorico, al test del cammino, e che, per esempio, una percentuale sotto il 40% è riuscita a rientrare nella propria attività lavorativa. Quindi, come dire, si salva la vita, ma le sequele poi spesso sono a lungo termine. Questi pazienti comunque mantengono, come dire, non recuperano il 100% a 5 anni, perché poi sono stati seguiti per 5 anni. Mentre ormai sono numerosissimi gli studi che fanno vedere che proprio per prevenire questa critical illness, il nostro intervento, cioè l'esercizio attivo, è fondamentale, e quindi pazienti anche gravemente compromessi, come dire, recuperano un livello, uno stile di vita normale. Quindi quest'altro aspetto enorme, quello della poi c'è l'aspetto della chirurgia, quindi pazienti con numerose comorbilità, pazienti con età avanzata, sia nelle due estremità molto, molto piccoli, neonati, sia, voglio dire, pazienti molto anziani, vengono sottoposti a interventi di chirurgia maggiore. E gli interventi di chirurgia maggiore, quelli sul torace e sull'addome alto, hanno come principali complicanze quelle respiratorie, tipicamente l'atelettasia, la polmonite, fino ad arrivare alla insufficienza respiratoria, alla RDS. Quindi è anche lì l'utilizzo di tutto quello che la tecnologia ci offre, veramente la ventilazione non invasiva, l'ossigenoterapia alti flussi, ma anche, diciamo, la possibilità di mettere in atto dei protocolli di fast track, e quindi pazienti che vengono molto precocemente, diciamo, messi in piedi anche in prima giornata post-operatoria, eccetera, eccetera, ha migliorato, migliora notevolmente gli outcome. E in ultimo, ma non è l'ultima cosa, però adesso non possiamo, come dire, espletare, c'è un aspetto che è molto poco conosciuto, ma per esempio c'è l'aspetto dei disturbi del sonno. Questa è una patologia molto frequente, quindi sono quei soggetti che durante le fasi del sonno, soprattutto nelle fasi del sonno più profondo, fasi REM, hanno per il cedimento, diciamo, la mancata tenuta delle vie aeree superiori, quindi a livello, diciamo, prime vie aeree, hanno un collasso parziale o completo delle loro vie aeree. Quindi questi soggetti fanno delle apnee che possono essere più o meno lunghe, più o meno gravi, e possono essere sintomatici, alcuni sono asintomatici. Ma questi, come dire, sono dei disturbi che si è visto avere grosse ripercussioni proprio sia in termini di sopravvivenza, perché ahimè c'è una maggiore incidenza di eventi ischemici, eccetera, eccetera, sia anche in termini, per esempio, di il famoso colpo di sonno, che può essere causa di incidenti stradali, eccetera, eccetera. Anche in questo ambito la nostra figura è, come dire, cruciale, perché
anche da profilo siamo quelli, voglio dire, che ci occupiamo, per esempio, della istruzione di una protesi, eccetera, eccetera. E il ventilatore di fatto è una protesi. Quindi questa parte è un ambito molto specialistico che non tutti quelli che si occupano diciamo, di fisioterapia respiratoria conoscono, perché è una specialità nella specialità, diciamo così, perché chi si occupa di questa cosa sa leggere un tracciato polisonnografico, quindi sa, diciamo, interpretare il tracciato, quindi insieme allo specialista che può essere il pneumologo, che può essere il neurologo che si occupa di queste cose, si va a individuare che tipo anche di presidio è necessario, una CPAP, una BiPAP, eccetera, eccetera, adatta al paziente, e anche qui molto spesso facciamo la differenza, perché una delle cause più frequenti di abbandono della terapia è l'intolleranza all'interfaccia. Quindi avere un fisioterapista che si dedica a questo paziente, che sceglie l'interfaccia, voglio dire la mascherina più adatta, che lo monitora nel tempo, che se ci sono delle problematiche cerca di risolvere e così via, si è visto che fa la differenza. Perché in genere se il paziente nei primi 15-20 giorni si adatta alla terapia, poi difficilmente la molla, l'abbandona. Viceversa, invece, se questa situazione non c'è. Quindi questo per dire alcuni, non so che cosa adesso mi sono dimenticata, ma sicuramente qualcosa mi sono dimenticata. Ah, sì, l'altro aspetto molto grosso è quello delle patologie ipersecretive, che è molto emergente adesso, perché le bronchiectasie, che venivano considerate un po' una patologia così orfana, in realtà, come dire, adesso si stanno studiando molto, perché molte possono essere le cause, quindi tutte, e anche qui la tecnologia ci aiuta molto, perché una serie di apparecchiature sono state, come dire, lanciate nel mercato e che possono essere utili per la gestione di chi ha un quadro ipersecretivo cronico, anche perché, come dire, è molto socialmente limitante questo aspetto, soprattutto nelle persone più giovani, quelle di avere, non è tanto l'anziano fumatore che è, ma una persona giovane, specialmente magari anche di sesso femminile, ma non solo, avere una forma ipersecretiva cronica è un aspetto, diciamo, molto penalizzante da un punto di vista sociale. E in questo caso voglio dire, trovare una modalità per velocemente, in maniera, diciamo, che sia gestibile in tutti i giorni della vita quotidiana, avere una toilette bronchiale adeguata è un aspetto decisamente molto, molto importante. Oltre che, come dire, l'altro aspetto è anche quello che dovrebbero ridursi le riacutizzazioni, che comunque sono causa di sofferenza e anche di aumento della spesa sanitaria. Quindi gli Certo. aspetti sono veramente tanti, sì. Sì, sono veramente tanti e hai fatto veramente un bel quadro, è stata una bella descrizione di tutte le diverse possibilità. Grazie, grazie per aver risposto in maniera così precisa alla domanda. E adesso invece mi volevo spostare un pochettino più sull'aspetto pratico. Ti volevo chiedere in particolar modo a te, che so che ti occupi di pazienti in ospedale, in fase acuta, sul primo contatto con il paziente e sulla valutazione iniziale che si fa del paziente che arriva in fase acuta. E quindi se ci sono dei test e dei parametri che voi fate all'inizio e che poi magari anche nei follow-up successivi vengono eseguiti per monitorare i progressi di questo paziente. Sì. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare una cosa, che per fortuna nella nostra realtà abbiamo un modello organizzativo che magari è comune per te che vivi al di fuori dall'Italia, ma non è così comune in Italia, nel senso che i fisioterapisti respiratori, appunto, nell'azienda in cui lavoro io, sono un gruppo che è distribuito nelle varie terapie intensive, reparti di chirurgia, reparti di alta intensità medica, oltre che appunto anche di medicina d'urgenza, quindi dove ci sono i pazienti più instabili, diciamo in fase più acuta, post-acuta. E la nostra presenza è 7 giorni su 7. E quindi, ed è, come dire, più o meno i vari fisioterapisti sono dedicati
ai vari reparti. Questo non vuol dire che, come dire, non ci sia una possibilità di interscambio, perché ci sono le ferie, i turni, le malattie, eccetera, eccetera. Però comunque, come dire, il fisioterapista è parte integrante dell'equipe di cura di quella terapia intensiva, di quella chirurgia, eccetera, eccetera. Quindi regolarmente, giornalmente, si ha un contatto con quello che è il personale medico, quindi l'intensivista se sei in terapia intensiva, il chirurgo se sei in chirurgia e così via, e il personale infermieristico. Possono essere fatti dei briefing quotidiani o semplicemente, diciamo, nella pratica quotidiana ci si interfaccia per seguire l'evoluzione del paziente. Quindi questo è un primo requisito, non siamo, come dire, dei consulenti che vanno lì, fanno la prestazione e poi se ne tornano nel loro reparto di origine, ma viviamo, diciamo, nell'arco della giornata all'interno dell'attività di reparto. Okay. Quindi, diciamo, la nostra valutazione essenzialmente si basa su che cosa? Sull'esame clinico del paziente, quindi il colpo d'occhio quando entri in stanza, la rilevazione dei parametri vitali, perché è una valutazione, ma molto è anche il monitoraggio, nel senso che, ok, valuto i parametri vitali, pressione, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione, temperatura, ma questi parametri osservo anche l'evoluzione nell'arco della giornata, in base al trattamento che metto in atto, in risposta al trattamento che metto in atto e così via, e vedo l'evoluzione positiva ma anche negativa, perché i pazienti possono avere anche, quindi l'esame clinico è fondamentale, quindi parametri vitali ma anche per esempio la meccanica respiratoria, quindi il paziente usa gli accessori, il paziente ha degli astrincronismi, già questo ti dà una, come dire, una immediata connotazione se il paziente è instabile o se il paziente è in una condizione di stabilità clinica. Poi chiaramente, voglio dire, c'è oltre che l'osservazione, l'auscultazione, eccetera, eccetera, e poi c'è molto anche quella che è l'utilizzo delle indagini strumentali, quindi di sicuro, voglio dire, la lettura di quelli che sono gli esami radiologici, che può essere la radiografia del torace, può essere la TAC del torace, che non è, come dire, una lettura osservando delle cose che interessano al fisioterapista. Poi è chiaro che c'è il referto del radiologo a cui, come dire, ci si attiene, ma è anche l'osservazione per trarre una serie di indicazioni che ci sono di utilità anche in quello che andremo a mettere in atto. Quindi gli esami strumentali, i più semplici sono sicuramente indagini radiologiche, ma poi ci sono gli esami ematochimici, perché è importante, per esempio, se lavori in un ambiente acuto, capire se il tuo paziente ha un processo infettivo in atto, se sta, come dire, se si sta anemizzando. Faccio degli esempi, diciamo, molto banali, ok? E l'altro aspetto, anche gli scambi, quindi per esempio l'emogas analisi, il rapporto PaO2 FiO2, che in questo periodo si sente parlare molto, cioè con la certa quantità di ossigeno che do, qual è la risposta che il paziente ha in termini di ossigenazione, che mi dice quindi la gravità dell'insufficienza respiratoria se c'è, mi dice l'evoluzione e mi dice anche più o meno, voglio dire, se posso mettere in atto un tipo di intervento piuttosto che un altro. Questo per dirti proprio l'ABC. Poi dopo alcuni dei colleghi più giovani si stanno anche avvicinando ad altre metodiche che hanno preso molto piede, per esempio l'ecografia toracica, che è una pratica molto utile, perché al letto del malato, che ti dà immediatamente, diciamo, una indicazione che è un po' quello che io dico così: quando io ho iniziato a muovere i primi passi in questo mondo, una novità per noi era imparare a auscultare il paziente, perché quando io sono uscita dalla scuola non avevamo ricevuto, diciamo, questa formazione. Poi, venendo a contatto con altri colleghi, soprattutto con i belgi, che in particolare un collega Postio, che usava l'auscultazione proprio come mezzo per individuare che tipo di tecnica mettere in atto per la disostruzione e la riespansione del polmone, abbiamo cominciato, come dire, il fonendo è diventato parte integrante della nostra attività, cioè nessuno di noi si sognerebbe più adesso di trattare un paziente se prima non l'ha auscultato, anzi adesso con i Covid, che ci siamo dovuti limitare per una serie di problematiche, questa cosa ci ha messo spesso in difficoltà. Ecco, invece i colleghi più giovani si cominciano ad approcciare a questo discorso dell'ecografia toracica, che è un
elemento utilissimo, perché in diretta al letto del malato tu puoi capire, voglio dire, se lì c'è una telettasia, se la manovra che tu stai facendo di riespansione ti permette di reclutare, quindi di riaprire quelle unità alveolari collassate e così via. Quindi la tecnologia ci sta, oppure tutta una parte, diciamo, che facciamo è anche quella di vedere il monitoraggio, per esempio durante la notte, quindi che ne so, il malato che è ventilato, quindi al mattino si va a osservare nel ventilatore, nella memoria del ventilatore, come sono andati i parametri, quante ore di ventilazione ha fatto, se era ben adattato, se ha desaturato, eccetera eccetera. Quindi c'è tutto un lavoro proprio di valutazione, decisione di cosa mettere in atto, monitoraggio e verifica di come il paziente risponde, di come la situazione clinica risponde. Sì. Sì. E, invece, una volta che poi questo paziente, diciamo, è stabile, guarito e viene dimesso, qual è poi il ruolo del fisioterapista al momento della dimissione? Sì, e sì. Poi allora, ovviamente hai parlato tanto prima di esercizio, di educazione, allora se per favore magari ci vuoi parlare di quell'aspetto. Sì. Allora, l'aspetto varia a seconda un po' dei setting, ma soprattutto anche della patologia che ti trovi a dover affrontare. Quindi, in alcuni ambiti, ti faccio un esempio, da noi esiste un'unità spinale, quindi dove vengono ricoverati molto spesso anche pazienti con lesioni alte, altissime, quindi pazienti che vengono dimessi al domicilio con magari la ventilazione, la macchina della tosse, tutta una serie di presidi, eccetera, eccetera, e lì una quota enorme di lavoro che viene fatto e che inizia molto precocemente è proprio quella dell'istruzione del caregiver. E devo dire che i miei colleghi sono proprio bravissimi, e ci sono dei caregiver che ormai sono, come dire, laureati in tecniche in rianimazione, in fisioterapia e tutto. No, veramente ci sono dei caregiver che quando, come dire, c'è un problema e arriva il rianimatore del pronto soccorso, gli dicono: allora bisogna fare così, bisogna fare cosa, eccetera eccetera, perché sono stati istruiti alla perfezione. Ma questo è fondamentale, perché ti permette di dimettere, diciamo, al domicilio dei pazienti in tutta sicurezza. Quindi al caregiver viene insegnato a osservare quali sono i segnali di allarme da guardare sul ventilatore, quali sono, come dire, le cose che deve osservare sull'evoluzione, per esempio, delle secrezioni. Viene insegnato le manovre da fare, per esempio, che ne so, di riespansione, di broncoaspirazione, eccetera eccetera. Quindi lì c'è un lavoro veramente che è stato anche, come dire, ci sono anche delle schede che vengono compilate per dire se il caregiver è in grado di fare una determinata cosa, non è in grado, eccetera eccetera. Come anche quando si prescrive un ventilatore e si consegna il ventilatore, per esempio il ventilatore viene consegnato in ospedale, quindi controlliamo che il settaggio sia quello giusto, e poi istruiamo il paziente come si accende, si spegne, come si mette la maschera, come si toglie, come si sistema l'umidificatore e così via. Quindi quella è una parte proprio di, diciamo, di istruzione che richiede del tempo, perché più si spende in questa fase, meno poi ci sono problematiche a distanza. Poi, chi lavora con i cronici intendo i cronici, malattie respiratorie croniche, faccio un esempio il BPCO, ma per esempio anche, che ne so, i pazienti con la fibrosi cistica, ecco un ambito di cui non ho parlato, che fa parte dell'ambito chirurgico, è quello del trapianto, perché diciamo una grossa fetta di pazienti che seguiamo sono trapianti cuore, fegato, rene. Noi non abbiamo trapianto polmone, però i nostri colleghi che lavorano per esempio al policlinico hanno tantissimi pazienti trapiantati di polmone, quindi c'è la fase pre e poi c'è la fase post, chiaramente. Okay. Nel paziente cronico sicuramente la parte dell'educazione la deve fare da padrone, perché come dice la parola, la patologia è cronica, e quindi il soggetto deve acquisire quelle competenze per autogestirsi. Nel cronico è importante, diciamo, che il malato impari a gestirsi, e soprattutto, per esempio, in alcuni ambiti, come possono essere malattie respiratorie croniche, deve mantenere l'aderenza alle terapie.
cosa che molto spesso non fa. E una delle terapie, diciamo, cruciali che fa la differenza, ma che molti malati non fanno, è per esempio la terapia aerosolica. Quindi le principali malattie respiratorie croniche, il farmaco non viene somministrato in, per os o per endovena o per intramuscolo, eccetera, eccetera, ma viene somministrato sotto forma di terapia aerosolica, che normalmente non è la classica ampolla con la mascherina, ok? Ma sono o del puff, le bombolette spray, o sono delle polveri che devono essere inalate. E una criticità molto grossa è che servono, come dire, delle modalità ben precise per far arrivare il farmaco al polmone, perché per esempio se ho la classica bomboletta spray non me la devo ficcare in bocca, devo avere uno spaziatore, perché se no il 90% rimane in bocca e molto poco arriva al polmone, e poi devo adottare anche un pattern respiratorio lento, profondo, ok? Quindi questa cosa va istruita e soprattutto va riverificata. Se invece ho come farmaco una polvere, quindi è sempre una forma di somministrazione aerosolica, ma è una polvere, quindi in quel caso è l'inspirazione del soggetto che nebulizza e determina la deposizione a livello polmonare. Quindi se io non ho una modalità corretta di attivazione di questa inspirazione, idem, come dire, posso anche essere aderente alla terapia, ma di fatto è come se non la facessi. E assicuro, ma poi è pieno la letteratura anche di queste cose, che la percentuale di errori gravi, quindi di errori che non il paziente fa la terapia ma di fatto non l'assume, è molto elevata, e quindi questa fase di istruzione e di verifica va fatta nel tempo, perché altrimenti, come dire, spendi dei soldi per dei farmaci, ma il malato è come se non... Sì, di fatto non se l'autosomministra, ok? E poi, vabbè, c'è tutta una parte grossa, se sono i pazienti in ossigenoterapia, anche di istruzione, di come utilizzare l'ossigeno a riposo, sotto sforzo, delle precauzioni, diciamo, da tenere presente quando sei in un ambiente chiuso. Insomma, ci sono veramente tante cose da un punto di vista anche educazionale. E hai, durante tutta l'intervista, veramente hai citato tantissime cose, e quindi volevo chiudere proprio chiedendoti questo: per chi volesse approfondire l'argomento, innanzitutto secondo te è meglio fare prima dei corsi un po' più generali per avere, diciamo, un'infarinatura per poi specializzarsi, o invece è meglio già incanalarsi in una direzione? Allora, ormai siamo alla 14ª edizione, quindi sono 14 anni che c'è un master di fisioterapia e riabilitazione respiratoria, che anzi da quest'anno è diventato di fisioterapia cardiorespiratoria e di area critica, quindi che di fatto, come dire, è stato implementato aggiungendo la parte cardiologica, aggiungendo. Io devo dire che per magari i colleghi più giovani che vogliono un po', come dire, anche acquisire delle competenze specialistiche, forse il master è il percorso da consigliare. Certo, è impegnativo, però se sei giovane, come dire, fai un investimento anche per il tuo futuro, anche perché... Magari, non so, sarà una mia aspettativa, ma io presumo che in futuro, uno, perché le patologie respiratorie croniche, ahimè, sono uno dei pochi ambiti in cui il trend è in crescita, mentre altre forme di patologie sono, come dire, come numero di casi, e da un punto di vista epidemiologico non hanno un trend così, diciamo, importante. E poi... anche perché, ahimè, come dire, servono, cioè, è importante acquisire delle competenze, perché
per fare il salto devi decisamente, come dire, aumentare le tue conoscenze. Per chi invece, come dire, già lavora e già magari si occupa, come dire, che ne so, di altri ambiti, ambito neurologico, ambito ortopedico, può essere utile magari fare, come dire, dei corsi che ti permettano di avere quel minimo di informazioni per saper affrontare, per avere quel primo livello, diciamo, di conoscenza, visto che comunque, ripeto, tutti più o meno incontreranno un BPCO, perché i BPCO si fratturano il femore e quindi finiscono in ortopedia, perché possono avere, voglio dire, delle problematiche neurologiche. E siccome epidemiologicamente sono veramente molto numerosi, adesso ci aggiungiamo il Covid, che probabilmente nelle forme più gravi esiterà in delle forme di fibrosi polmonare, quindi un minimo di conoscenze di base forse conviene averle, però ecco, il master io, come dire, lo consiglio a chi già a chi vuole, perché è impegnativo. Poi è vero, ci sono anche colleghi che sono tanti anni che lavorano, che decidono di fare questa cosa, ma perché magari è un ambito in cui operano già, è un ambito che gli piace e vogliono approfondire. Però se uno, come dire, ha già una sua esperienza in ambito neurologico, in ambito sportivo, in ambito ortopedico, per fare gli esempi, mi sembra, diciamo, che sia un percorso... No, cioè bisogna decidere un po', voglio dire, che cosa sapere, cosa approfondire. Ormai anche per noi le specialità sono un obbligo, eh? Certo. Da un punto di vista etico, perché poi nessuno, quando fai un concorso, tutti, come dire, abbiamo lo stesso titolo di studio, però da un punto di vista etico, se vuoi dare una risposta seria, devi anche avere delle competenze in più. Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con te. Sì. Marta, ti ringrazio per essere stata di nuovo con noi e per questa seconda parte, molto, molto interessante. Grazie mille. Grazie a te, un saluto a tutti. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima Intervista Galattica. Ciao a tutti. Ciao.